La seduta dell'8 ottobre. Assistenza non autosufficienti. Sopralluogo a Balangero. 7 giorni in consiglio. In apertura di seduta, l'8 ottobre, il Consiglio regionale ha commemorato i migranti rimasti vittima del naufragio del 3 ottobre a circa mezzo miglio al largo dell'isola di Lampedusa. L'Assemblea ha poi approvato all'unanimità un documento sui malati di Alzheimer. La seduta pomeridiana è stata dedicata alla discussione di ordine del giorno, con al centro del confronto la prima rata dell'IMU, il sistema informatico nella sanità e la legge Bossi-Fini sull'immigrazione. In primo piano. Dopo un approfondimento in quarta commissione e a seguito del dibattito in aula del 1 ottobre sugli anziani non autosufficienti, il Consiglio regionale l'8 ottobre ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegna il Presidente della Regione Piemonte e la Giunta a bloccare gli aumenti imposti da Roma per i malati di Alzheimer e a chiedere una coerente azione in sede di conferenza Stato-Regioni. Le analisi epidemiologiche affidate all'ARPA Piemonte vogliono appurare se la vicinanza alla cava di amianto di Balangero aumenta le probabilità di ammalarsi di mesotelioma pleurico e asbestosi. Di questo si è parlato nel corso del sopralluogo della quinta commissione, presieduta da Massimiliano Motta, a Balangero. Il sopralluogo ha evidenziato come la stessa bonifica sia costantemente monitorata e coordinata da una conferenza dei servizi incardinata nel Ministero dell'Ambiente, che ha sempre espresso apprezzamento per le modalità con cui vengono gestiti i lavori. È stato effettuato dalla parte della quinta commissione il sopralluogo a Balangero e devo dire che sia da parte dei sindaci di Balangero e Corio e sia da parte delle vertici dell'RSA ci sono state massime rassicurazioni sia sotto l'aspetto delle opere che sono state effettuate sulla amiantifera e sia per quanto riguarda le condizioni di monitoraggio dell'area e di tutti quei criteri che comunque devono essere fatti per assicurare alla cittadinanza che comunque non ci siano problemi sulla questione della salute. Tutte quante le altre situazioni che si potranno andare a creare, vale dire che la procura sta indagando, quando arriveranno vedremo se la regione dovrà costituirsi parte civile oppure no. Ho richiesto il sopralluogo della Commissione Ambiente alle Mentifere di Balangero a seguito del fascicolo che è stato aperto dal procuratore Guarignello dopo il caso Eternit. Questo è un passaggio fondamentale per comprendere se ci sono delle responsabilità dirette non solo di chi ha messo lì l'amianto ma anche di chi avrebbe dovuto toglierlo. Il compito della Commissione sarà verificare tutti gli atti e tutti i programmi che sono stati realizzati e soprattutto se i 50 milioni di euro che sono stati impegnati siano andati effettivamente per la mentifera. Dopo un anno di sede vacante, il Consiglio delle Autonomie Locali ha eletto il nuovo presidente. È Bruna Sibille, sindaco di Bra, che in questi mesi, in qualità di vicepresidente vicario dopo le dimissioni di Carlo Riva Vercellotti, ha svolto le funzioni di presidente. È un grande onore e anche un grande onere assumere la presidenza in questo momento del Consiglio delle Autonomie Locali. Il mio impegno sarà un impegno che andrà oltre quello che è la rappresentanza di un sindaco, ma cercherà di tenere in grande considerazione ogni ente rispetto alle funzioni che svolge, rispetto ai fondi di cui può disporre e le interrelazioni che ci sono tra i vari enti, in modo da meglio lavorare insieme. Il Comitato per la Qualità della Normazione e Valutazione delle Politiche, presidente Angiolino Mastrullo, PDL, ha dato il via con i ricercatori dell'Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle Politiche Pubbliche alle riunioni per presentare i risultati di uno studio sulle politiche regionali. Alla fine del percorso si dovrà riuscire a capire, numeri alla mano, quanto gli investimenti pubblici e i finanziamenti regionali aiutino la creazione di nuovi posti di lavoro sul territorio regionale, segnatamente nel settore della tecnologia e dell'innovazione. Il Piemonte è la regione italiana che, insieme a pochi altri, ha da tempo scommesso sull'importanza del dato pubblico con il progetto dati.piemonte.it. Da ottobre il Consiglio regionale del Piemonte ha rilasciato un dataset di particolare importanza, Arianna, la banca dati delle leggi regionali. È un patrimonio informativo di grande valore per la comunità piemontese. Migliaia di leggi, regolamenti, progetti di legge a disposizione di chiunque voglia realizzare servizi utili al cittadino.